Ok, adesso sto accedendo per vedere le videocamere della casa. Ragazzi, vedete questa applicazione qua di Ladybug? Ecco, io ne ho in realtà ordinata una dal dark web e questa qua non è quella vera di Ladybug, ovviamente. È tipo una dal dark web che ho paura perché possono succedere davvero cose molto brutte. E ecco appunto, mi è sembrato si vedesse qualcosa di strano. Qui non vanno i comandi. Sì, prendo Ladybug. Vediamo un attimo che cosa succede se gioco con lei. Beh, raccolgo 160 cosi. Va bene, d'accordo. Il mio obiettivo è questo. Perché corre all'indietro? Avete visto? Stava correndo all'indietro? Saltiamo qua. Allora, stiamo attenti, perché io ho sentito dire, o ho sentito raccontare diverse storie su questo gioco. Ho sentito che molti giocatori lo hanno giocato, perché l'hanno preso dal dark web. E praticamente, oddio, e praticamente Ladybug si è presentata da loro nella vita reale. Ovviamente non ci credo, ma mai nella vita. È impossibile, ragazzi, impossibile. Quindi, selezioniamo il secondo livello, vediamo se possiamo selezionare qualcun altro. Beh, non ancora, quindi giocheremo sempre con Ladybug. E dicevo, quindi secondo me è assolutamente impossibile, ragazzi. Non c'è modo che possa arrivare la vera Ladybug all'interno di casa mia. Cioè, vi immaginate? Ma è impossibile, sicuramente impossibile. Cioè, vi sarà capitato di sentire tipo quelle stupidaggini, poi dopo non sono successe. Ecco, sicuramente succederà così, giusto? Ma questi sono robot, ragazzi. Avete visto quanti robot anche umanoidi che ci sono in giro adesso? Che li stanno producendo nelle fabbriche, perché dobbiamo diventare super tecnologici noi umani, quindi abbiamo bisogno di robot molto belli, così almeno fanno il lavoro e non noi non dobbiamo fare niente. Che bello, vero? Infatti, adesso, cioè, diventerò un robot per evitare di essere ucciso da Ladybug. Ma che cosa sta? Ragazzi, avete visto? Porca vacca, ma ragazzi! Ma io pensavo fosse uno scherzo questa cosa dell'applicazione. Sarà che l'hanno tipo modificata apposta? Ragazzi, ho un nuovo personaggio. E lui. Che cos'è stata quella roba? Avete visto? Che diavolo è successo? Porca vacchettona, non mi fate succedere cose strane. Ma poi, infatti, ma cos'è successo? Perché io sono diventato così adesso? E ho paura? Perché prima o poi moriremo. Ho paura di sapere cosa succederà quando moriremo. Ho preso la farfallina. Bene così. Cioè, ho paura che tipo adesso con il gioco dal dark web, ecco, tipo mi fai i salti sbagliati, no. No, ragazzi. Oddio, cosa sta succedendo? No, 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 bruttissima come cosa, orribile. Ok, adesso siamo molto più forti di prima, mi raccomando, salta. Ok, attenzione, perché qui non bisogna mai morire, ok? Porca vacca, ragazzi, sarebbe difficilissimo. Bruttissimo se morissimo di nuovo, anche perché prima ero successo una cosa stranissima, avete visto tutti. Porca vacca, ok, bene. Giriamo così, andiamo, prendiamo la farfallina che è importante. Non è vero, in realtà non so se è importante, ma io la prendo nel dubbio. Ok, così. Ok, bene, bene, bene. Avete visto? Pam! Prendo la farfallina. Oddio, 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 oddio. Ok. Stavo per morire di nuovo. Porco vacca, stanno cercando di uccidermi con questo gioco del dark web. Oh, ho completato questo livello 1 con questo nuovo personaggio. Ragazzi, sono stato fortissimo, almeno me lo dico da solo. L'ho lanciata questa cosa anche perché dobbiamo acciuffare la tizia, no? Credo, da quello che ho capito. In realtà non ho capito bene. Porca vacca, ragazzi, sarebbe davvero brutta come cosa. Prendi, dai, prendi, forza. No, non riesco però. Mi dice di prenderla in 5 tentativi, ma non riuscirò mai. Ma perché non va? Ragazzi, non va. Beh, io continuerò ad utilizzare Ladybug perché lei è quella che mi sta più simpatica, quindi forza, andiamo così. Ah, benissimo, che bello. Ladybug, vedi quanto è forte lei? Salta su. Ok, ottimamente. E poi fai così. Benissimo, grande Ladybug. Oh, porca vacca, mi stavo per morire. Porca vacca, stavo per morire davvero questa volta. E se muoio con Ladybug, ho paura che mi arrivi davvero in casa, ragazzi. Sarebbe davvero terribile. Dai, non voglio che arrivi in casa mia. Vi immaginate se arriva in casa mia e poi dopo mi uccide? Anche perché questa è la versione del dark web. La versione più misteriosa che ci possa essere del gioco di Ladybug. Dannazione, sarebbe. Non è che sarebbe. È orribile come gioco. È veramente strana come cosa, ragazzi. Chi è che ha pensato di fare un gioco così pazzesco? No, è caduta Ladybug, ma ha fatto pure un rumore orribile. Bene, ora giocherò con lei perché l'ho sbloccata. Devo raccogliere 9 biscotti. Ma che ci vuole? Semplicissimo, faccio così. Ma cosa fai? Stava correndo all'indietro, hai visto? Brutta, stupida, non correre all'indietro. Questo coso mi piace molto di più. Vedete, un tempio egizio, molto bello.
siamo in un tempio egizio con le tombe. Bisogna evitare tutte le tombe, perché sennò poi dopo magari arriva Cleopatra e si arrabbia. E poi magari mi entra Cleopatra in casa. Sapete chi è Cleopatra? È una donna vissuta tanto tempo fa. Ma ragazzi, ma sono diventato... No, non è vero, pensavo che ero diventato quello. Cos'è? Bisogna sfuggire da questo tizio qua. Ma chi è sto qua? Come si ma non vedo niente. Bisogna evitare le sue palle. Ma è difficilissimo, sembrerebbe. Porca vacca. No, non devo farmi rallentare, avete visto? Queste cose rallentano e poi dopo mi ha preso. No, come si permette? Ragazzi, dobbiamo scapparcene immediatamente da sto tizio. Guardate, sta lanciando un sacco di palle. Però ce l'abbiamo fatta, sì! Bisogna raccogliere ben 160 di queste coccinelle che vediamo per terra. Ok, è semplice per me. Vai sotto, vai così, bene, adesso salta su. Molto semplice, come vedete, non è per niente difficile. Assolutamente no. Continuiamo a prendere tutte le coccinelle. Ragazzi, avete visto cosa diavolo era quella cosa? Porca vacca, mi sa che questo gioco sta diventando sempre peggio, sempre più inquietante. Purtroppo. Ho come la strana impressione che qui le cose si stiano per mettere molto male, ragazzi, anche perché diventa sempre peggio e quindi mi chiedo dov'è che si ferma, se si fermerà mai di diventare peggio. Ma ragazzi, oddio, io stavo giocando, ma avete sentito? Ma di là c'è un rumore, c'è stato un rumore stranissimo, c'è stato un rumore stranissimo, c'è stato un rumore stranissimo. Ripeto perché è orribile come cosa. C'è stato un rumore stranissimo e brutto, ragazzi. Brutto. Salta. La smetto di fare lo scemo, va bene. Ok, però mi sa che forse è stato il cane, no? Ma se non fosse stato il cane? No, ragazzi. No. Che cosa? No. Sto sentendo qualcuno. No, c'è qualcuno. Io ho messo le telecamere di sicurezza apposta. Ok, adesso sto accedendo per vedere le videocamere della casa. Ma... Oh mio Dio, ma questa è Ladybug! Oh mio Dio! Cosa sta facendo? Mi sta distruggendo casa, ragazzi! Cosa fa? No, che fa? Oh, ha preso qualcosa in mano, ma che... Ragazzi, ma devo chiamare la polizia? Che cosa devo fare? Non so cosa devo fare, ragazzi! Che cosa sta facendo? Ma si sta dirigendo... Quella è camera mia! No, quella è camera mia! No, sta battendo la porta. Shh, non devo farmi sentire, non devo farmi sentire. No, sta cercando di aprire. No, ti prego. Se n'è andata, ok. Vediamo se dall'altra parte ci sono ancora oppure no. Qua non sembrerebbe nemmeno. Ok. Ragazzi, io non voglio uscire da questa stanza. C'è Ladybug cioè, non so se c'è ancora Ladybug, però io l'ho vista. C'era Ladybug lì fuori. Ladybug era fuori la mia stanza.